Benvenuti a In Bed with Natasha o In Bed with Super Duper. Ciao ragazzi, ciao. Benvenuti. Allora, grazie. Ovviamente siamo un po' una piccola crew qua nel letto, che mi fa molto piacere. Quindi abbiamo Ilaria, Veronica e Matteo, right? So I've got everyone, perfect. Grazie tantissimo per essere venuti. Grazie a te. E io mi sono innamorata dei vostri cappelli quando ci siamo conosciuti noi l'ultima volta a Milano in showroom. E sono andata giù e ho visto questi cappelli fantastici. Ho detto, mamma, cosa sono? Non li ho mai visti. Lei fa, sì, ma noi progettiamo cappelli, siamo un piccolo gruppo, siamo in tre. Allora, abbiamo provato a fare questa intervista tante volte e poi non si riusciva mai a metterli assieme. Finalmente. Quindi finalmente, diciamo che sono l'unica senza un cappello. Comunque, voi due siete, allora, comunque sorelle, che abbiamo, sorelle, che forse potete vedere. Invece tu, la tua storia, come vi siete conosciuti, iniziate a lavorare assieme? Abbiamo frequentato la stessa università a Firenze, però ci siamo conosciuti, paradossalmente ci siamo conosciuti in Olanda. Ah, veramente? Sì, perché stavamo facendo un internship alla Technology University in Dublin, certo. Sull'integrazione delle tecnologie nei tessuti. Mm. E quindi molto ci siamo tecnico. Conosciuti assolutamente. Tecnicissimo, infatti. E poi l'applicazione, diciamo, l'applicazione di quegli studi ha trovato sbocco sì, sì e no poi sì. In quello che abbiamo fatto dopo, però ci siamo conosciuti lì e poi mi sono messo insieme a Veronica. Ok, allora proprio siamo siete proprio, infatti volevo chiedere questa domanda, però non mi sono permessa, grazie sì, per avermelo risposto senza dover chiedere la domanda. Infatti dicevo, sì, questa è la famiglia anche più allargata, immaginavo. Sì, sì, quindi, esatto. Ma com'è lavorare assieme, nel senso, lavorare in coppia, lavorare in famiglia, tu sei la persona un po' a centro di questi rapporti, no? Sì, 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 esatto. Allora io credo che ci compensiamo un po' su tutto, perché quelli che sono ad esempio i miei difetti sono i pregi di Ilaria e Matteo e viceversa. Quindi lavorare in gruppo c'ha questo vantaggio, che dove non arrivano le mie capacità, comunque arrivano le loro e viceversa. E non litigate assieme? Sì. No, però date le parentele è più facile poi fare pace quando è vero, si litiga. Questo okay, è vero. Perché uno è più abituato fin da piccolo, no, a bisticciare con la propria sorella, quindi è più facile fare pace. E dove è venuta questa idea di iniziare a fare cappelli? Perché comunque voi siete basati a Firenze, esatto, dove producete tutto lì anche. E come mai capelli? Perché capelli? È venuto assolutamente da una passione personale, perché noi non avevamo in mente tirar su un brand, non avevamo un business plan per realizzare appunto questo progetto. È venuto da una passione personale e dall'idea, dalla voglia di imparare a fare cappelli. Cioè, perché comunque è un mestiere non molto particolare anche sì, abbastanza difficile. E da comunque questo è venuta la curiosità, perché comunque noi indossavamo sempre i cappelli, ma non avevamo idea di come si facesse un cappello. Quindi però allo stesso tempo siamo anche stati molto fortunati, perché nella zona di Firenze c'è una, storicamente c'è la tradizione per i cappelli di paglia, sì, quindi abbiamo avuto la fortuna comunque di poter diciamo fare ricerca e trovare persone che ci potessero insegnare sul campo. Certo. Quindi andando a bussare alle porte dei vecchi cappellai e facendoci insegnare il mestiere. Quindi questa è sicuramente una fortuna che non si può avere. Certo, ovunque. Cioè nel senso, se ti dici siete anche cresciuti vicino a dove questo mestiere si può realizzare a livello esatto, proprio professionale, esatto, così. Però cos'è che rende? Cioè, quando io ho visto questi capelli, che oggi diciamo che voi due indossate dei capelli abbastanza più normali, tu più particolare, mm-hmm, però ho visto i vostri capelli che sono anche molto più particolari. Cos'è secondo me il vostro modello? Mi dici, non hai un modello strategy business, però hai un modello di Super Duper. Cos'è il cappello Super Duper? Il cappello Super Duper è prendere tutto il know-how del passato, ma reinterpretarlo in una chiave assolutamente contemporanea, perché comunque nessuno da noi, abbiamo tutti nemmeno 30 anni o siamo intorno ai 30 anni, nessuno da noi si aspetta un cappello classico, perché non certo, ce ne sarebbe bisogno. Quindi il nostro obiettivo è prendere tutta la conoscenza, tutto il know-how del passato, ma trovare una sì, nuova chiave più contemporanea per
inventare sempre qualcosa di nuovo. Soprattutto la qualità dei cappelli del passato, che magari Sì. oggi nel prodotto moda nel cappello si trova veramente poco, cioè mettere Sì. insieme queste due cose forse è stata la nostra cosa Voi vincente. pensate che ai giovani o alla gente oggi è importante la qualità o è più importante il design oggi? Secondo me è sempre molto importante perché comunque ti fa, cioè quando percepisci, quando hai qualcosa che è qualitativamente ben Sì. fatto, lo apprezzi di più. Non dai comunque il valore che percepisci è il valore che poi dai anche all'oggetto Certo, e no, sto quindi. pensando molto alla moda usa e getta, questa idea qua, però Sì. forse un cappello è una cosa che aggiungi a un look, no? Nel senso non lo devi cambiare così spesso oggi. Poi secondo me noi siamo arrivati in un momento in cui forse la moda usa e getta iniziava a stancare e Sì. forse ci siamo inseriti così magicamente nel giusto momento. Certo, ma oggi comunque questo è diventato un lavoro full time, è iniziato come Sì. hobby e adesso è un lavoro full time, anche Anche più più di di full full. time. Quindi comunque Sì. essere giovani come voi non mi viene in mente dire ma perché se lavorando così tanto? Voglio Ma andare no, a divertirmi. perché comunque è un discorso, cioè è un lavoro per quanto ci riguarda altamente creativo, altamente stimolante, quindi non troviamo mai, logicamente, dei momenti siamo tanto, Sì, tanto stanchi, certo. però non ci è mai venuto in mente di smettere. Cioè è Certo. una cosa, è una nostra creatura, quindi Certo. non Però assolutamente non abbiamo rimpianti. una cosa interessante che sto vedendo oggi è che ci sono tanti giovani che in Italia soprattutto, che in questo momento, che non stanno più cercando lavori o creare carriere attraverso gli altri, ma come dei piccoli imprenditori, cioè mi sembra che ci sia più È gruppi verissimo. emergenti questa cosa, ma tu credi questo sia perché la gente non vede più un futuro lavorare in grosse aziende o non c'è lavoro, quindi uno deve Non c'è essere più più la sicurezza creativo? del posto fisso, ci puoi avere il posto fisso, ma non c'è più la sicurezza del posto fisso. Sì, esatto, quindi Quindi. probabilmente un ragazzo di 30 anni preferisce investire su se stesso, rimboccarsi le maniche e Sì. puntare tutto sulle proprie capacità, come Ci abbiamo sono fatto veramente noi. tante di persone Sì, così, di sì. ragazzi Ah, così. in America e in Inghilterra noi non abbiamo mai avuto la sicurezza del posto fisso, nel senso non esiste l'assunzione come in Italia, cioè quindi cioè, nel Come senso esisteva in Italia. sì, e vabbè, infatti non esiste forse, cioè esiste ancora per qualcuno, però questo crea anche secondo me tante cose ferme, invece io vedo che con più crisi forse vengono fuori nuove Assolutamente. Certo, creatività quello e è una vero. voglia di comunque Di mettersi in sì, gioco anche. infatti, cioè come state facendo voi. Quindi adesso state per presentare al Pitti, allora. Ecco, Esatto, sì, abbiamo tanti altri progetti collaterali. ci puoi raccontare qualcosa? abbiamo delle collaborazioni speciali con altri brand, abbiamo la collaborazione che va avanti ormai da anni con il collettivo londinese Arkham First Sì. e appunto la nostra nuova collezione che sta per uscire. E tanti tanti progetti collaterali Che con tipo di prezzo state vendendo un cappello così? E dove vende? Dove sono i vostri punti di vista, cioè punti vendita più forti? Allora, sicuramente il mercato dove ci sentiamo più forti è l'Asia, in particolare il Giappone, Ah, ed ok. è stato uno dei primi paesi, forse è stato il paese che ci ha dato la forza di poter arrivare Sì. fino ad oggi, nel senso che è stato i buyer giapponesi comunque sono stati fra i primi a farci gli ordini, quindi a permetterci di iniziare un indotto Sì. produttivo, e sicuramente questo succede perché loro amano andare a scoprire piccoli brand, Sì, sono loro ancora amano la molti, sì, nicchia, certo. quindi il prodotto sanno riconoscere, hanno anche la grandissima capacità di saper riconoscere un prodotto industriale da un prodotto fatto a mano, quindi hanno anche un know-how, secondo me, molto molto più alto rispetto agli italiani stessi che fanno il Made in Italy. Certo, Certe volte sembra ridicolo, però sì, veramente sì, no, ridicolo. assolutamente. E poi Sono piano molto piano, attenti. partendo dal Giappone, comunque ci stiamo
allargando molto in tutta Europa. Quindi è un bello Quindi. stimolo. Ma in Italia vedete che avete un grande seguito di clienti? O Sì, è più sì, in difficile? Italia è Allora, molto più sì, difficile. È È partito molto vero. più Sì, è lentamente, sì. partito Ma su. Poco. perché l'italiano oggi non mette il cappello? Ora, ultimamente, le cose si stanno muovendo, però, cioè, Diciamo che magari. osa meno, ecco, Sì. l'italiano osa meno, o Ma perché comunque. secondo Non lo voi? so, però tante volte magari chi viene da noi al nostro stand si misura il cappello e magari ci dice: ma che bello, mi piacerebbe tanto indossarlo, ma non mi sento, oppure Ma mi quando. sento osservato, Ah oppure mi sì, sento. perché Sì. comunque il cappello sì, dà tanto visibilità, nel senso, una grande espressione il cappello comunque. Sì. Cioè, in Italia una volta si usava così tanto il cappello, sì, Tanto, infatti, quindi questa tantissimo. tradizione viene comunque, cioè poi immagino che avete delle icone, delle persone No, che assolutamente, modi di però. vestirsi, che vedete come ispirazione in quello che fate. Sì, assolutamente no. Nella ricerca che facciamo, sicuramente, pur non facendo un prodotto vintage, ma comunque la ricerca parte sempre È dal dal passato, vin, perché comunque anche foto d'archivio, cioè, sono piene sì, di cappelli e quindi certo, piene di ispirazioni per sì. noi. Quindi, cioè, questo forse è un po' un peccato che il cappello sia caduto in disuso, anche se io credo che negli ultimi anni stia tornando moltissimo. Quindi si può dire in Italia si usa per fare il know-how per poi venderlo all'estero, è sempre il famoso made in Esatto, Italy. Quindi esatto, quasi soprattutto made in Italy. Senti ragazzi, grazie tantissimo per essere venuti. Grazie, E allora quindi grazie vediamo al Pitti la presentazione della nuova collezione. a te. Ti auguro Ok. tutto il meglio, sarò lì comunque. Grazie Grazie tanto, mille, ciao, ciao. ciao, ciao.